Mixed by Harry, Sidney, ti vorrei chiedere qual è stata la scintilla che alla fine ti ha fatto dire ora è il momento giusto per fare questo film, visto che era lì. Ce l'avevo là, la scintilla è stato l'incontro con loro. Quando ho incontrato quello che pensavo Harry di Mixed by Harry, invece sono i tre fratelli, e là la storia cominciava a sfaccettarsi, no? E poi quando ho ascoltato i loro racconti, eravamo in un bar e loro mi inondavano di cose incredibili, di scene stupende, però poi ovviamente l'epicità di una storia ha senso solo se poi c'è un viaggio interiore di un protagonista che è Harry e che voleva fare il DJ. E quindi ho pensato che bella questa storia di un ragazzo che voleva fare il DJ, che è una cosa pure strana, voglio fare il DJ, ma in che senso? Che fa un DJ? E mi piace che nel film lui se lo chiede, dice, ma io non so quante cassette fa un DJ, che poi è un lavoro pure strano, è un DJ che suona la musica degli altri, che lavoro è? E questa cosa a me e ad Armando siamo tornati, abbiamo cominciato a scrivere. Per un anno e mezzo poi comunque, sempre che questi film uno li fa poi in una notte, in realtà no, ci abbiamo messo un anno e mezzo a scrivere e riscrivere per provare a fare un riassunto anche un po' di quello che per loro sono vari anni di vita e per noi un'ora e 50. Il tempo è relativo, ragazzi. Sì, figurati, a chi lo dici? Tempo relativo che passa benissimo, lasciatelo dire, perché è un film straordinario. Grazie. E come diceva Hitchcock, un film se vale la cena, il prezzo del biglietto è a posto, e questo li vale tutti. Quindi, per voi, qual è stato l'aspetto che vi è piaciuto di più nello scoprire questa storia, nel raccontare questa storia? Visto che è un mondo che, insomma, anche solo le cassette non vi appartengono, no? Sì, il fatto che siano tre fratelli estremamente collegati l'uno all'altro. Tutti coltivano una passione, però solo se tutte le passioni si allineano funziona. È stata, secondo me, una parte fondamentale di Mixed by Harry. Altrimenti, sai, sull'Errigo non sarebbe diventato nulla, stessa cosa vale per Peppe, stessa cosa vale per Angelo. Quindi il fatto che si concatenassero l'uno con l'altro è stata una cosa incredibile. Anche solo dalla sceneggiatura si leggeva, si capiva. No, ma secondo me è stato bellissimo vivere comunque quegli anni, è stato bellissimo, io sono figlio unico, è stato bellissimo viverlo con due fratelli che erano loro, quindi, ma non perché c'erano due fratelli, ma proprio perché erano loro, è stato bellissimo condividere questa esperienza con loro. Non piango però, se, cioè, No, no, vedi non, quanto vuoi. meglio così, ci ho provato, la nostalgia non mi riesce, la dolcezza nemmeno. E niente, quindi anche l'autenticità ancora si ritorna, no? Su questo discorso, sul romanticismo di quegli anni, quello mi è piaciuto e che mi dispiace il fatto che pian piano col tempo che scorre si sta perdendo tutto questo. Si sta sviluppando sicuramente in altri modi, però è stato bello vivere, percorrere quegli anni, quei colori, quei vestiti, è stato bellissimo. Se vuoi tornare a vivere quegli Ma anni lì, io no, non li ha mai non li ho vissuti. mai vissuti, però, Questo è quindi bello non posso quegli parlare nemmeno di nostalgia, perché non posso avere anni. Sai, nostalgia di una cosa che ragioni non ho ci vuoi vissuto. quando ero giovane, manco Certo. lui Però mi dice. sarebbe tanto piaciuto, ci fermiamo qui nel dire che c'è. Basta. Basta, mamma. No, per me è stato bellissimo vivere quegli anni, soprattutto perché cioè, non li ho vissuti, quindi c'è una curiosità incredibile. Ed è stato bellissimo anche avere questo rapporto fraterno con loro due. Ma vi è venuta la voglia di andare a vedere il campo da tennis, se c'è ancora, non c'è più, se è stato smantellato, se è stato trovato. In realtà no, perché adesso c'è il paddle, certo. Beh, adesso il tennis sicuramente c'è un campo da No, paddle, è vero. sì, Il tennis da un po' che proprio di quegli anni, capito? No. Invece una mia curiosità riguardo al film, vengono bippati tutti i nomi, no, delle major, perché? Cioè, non è stato dato il via libera oppure No, non abbiamo per... neanche chiesto. No, proprio... Abbiamo detto, vabbè, qua la bippiamo, così ci togliamo. No, vabbè, pure per, Ci no. facciamo gli stessi anni dei veri Ed, no, ma no, è tutto, sul, frattasi. è tutto sulle carte del processo, poi l'ho presa dalle carte del processo, quindi Niente, niente. c'era un po' di queste cose. Insomma, bisognerebbe andare a indagare per andare a scoprire qual Ma era, però, insomma,
era, ci sembrava più elegante bippare queste cose, come i nomi sono cambiati, non esiste nessun Arturo Maria Barambani, che abbiamo preso forse da Fantozzi, una cosa del genere. È un nome di un potente di Fantozzi, credo. Ci ho pensato dopo. E quando scrivi, tu butti il primo nome che ti viene in mente. Allora, una mega ditta anni 80 per me erano. E poi bippiamo le cose perché ci sembrava. Poi capito, metti un bip in un film, è strano, rompi la quarta parete in qualche modo, capito? Grazie a te, grazie a te. Grazie.